Benvenuti a un nuovo episodio di Innamorati del Futuro, una serie di podcast con i protagonisti di oggi per interrogarsi sul domani. Sono Patrizia Feletic, presidente dell'Associazione Copernicani, e questa puntata è dedicata ai reattori nucleari di nuova generazione. Più sicuri, meno costosi e quasi senza scorie. L'ingegnere nucleare Alessandro Dodaro dialoga con Stefano Buono, CEO di Nucleo, una startup italiana impegnata nello sviluppo di un reattore di piccole dimensioni, raffreddato a piombo. Conduce Stefano Quintarelli. Bentrovati, parliamo di un argomento molto interessante che è quello del nucleare di quarta generazione. È la seconda puntata della nostra trilogia sull'energia nucleare, demitizzando tanti miti e tante, insomma, idee, preconcetti legati molto al passato e anche all'immagine che ci è stata fornita da Hollywood sull'energia nucleare, sulla fissione. Questa sera parliamo di nucleare di quarta generazione. La prossima puntata sarà lunedì prossimo, il 6, e sarà sulla fusione, che è la grande speranza di tutti. Sono con noi due ospiti di eccezione, che sono Stefano Buono, amministratore delegato della società Nucleo, si dice così, e Alessandro Dodaro, che è un ingegnere dell'ENEA, Ente Nazionale delle Energie Alternative. Intanto grazie a voi di essere con noi. Alessandro, prego, per la tua ringa iniziale. Qual è l'obiettivo di un impianto nucleare ideale? Allora, bisogna usare tutte le risorse o il maggior numero di risorse possibili. Non bisogna emettere gas serra. Bisogna limitare le emergenze a quello che è il sito delle emergenze, quindi non avere emergenze che riguardino il territorio circostante. Non bisogna lasciare una grande quantità di rifiuti per aree geologiche. Deve costare poco, perché altrimenti non serve. E poi deve essere molto flessibile e molto affidabile. La terza generazione avanzata, i Small Modular Reactor, e la quarta promettono queste cose. Magari non sono tutte al 100%, però ci avviciniamo molto a quella cifra, o meglio, ci avvicineremo molto a quella cifra quando riusciremo ad avere la quarta generazione o reattori di cui parlerà poi Stefano. Questa cosa come si cerca? Cercano di farla le principali potenze nucleari, naturalmente. Gli Stati Uniti hanno diverse iniziative sugli Small Modular Reactor, che possono essere la testa di ponte fra il presente e il futuro della quarta generazione, e sono costi ridotti, sono la scalabilità e tutto il resto, per cui il Dipartimento dell'Energia americano sta spingendo in questa direzione. Stesso vale per gli Stati Uniti, UK. UK ha già un grosso progetto sugli Advanced Modular Reactor, e siamo già nella fase numero 2, nel senso che prima hanno fatto un piccolo investimento, relativamente piccolo investimento, per capire chi poteva dare un contributo importante. Ora siamo nella fase 2 con 3 aziende che sono state selezionate, e ENEA collabora insieme ad Ansaldo in Westinghouse con una di queste 3 iniziative. Cioè, ma perché andiamo sugli Small Modular Reactor? In Francia e in Finlandia hanno già fatto gli EPR, e il problema lo si vede in l'EPR di Flamanville, doveva lavorare, essere operativo nel 2012, e invece sarà operativo alla fine del prossimo anno, speriamo. Doveva costare 3 miliardi di euro, e invece pare che ne costi 19. Perché sta succedendo questo? Perché forse l'ambizione era troppo grande per un guadagno troppo piccolo. Cosa vuol dire? Gli EPR sono super sicuri. Sono, credo, dei reattori in cui non c'è alcuna possibilità di avere un incidente che coinvolga qualche posto che sia fuori da quella cupola che vedete.
però mantengono una delle più grosse liability della fissione di seconda e terza generazione, cioè i rifiuti radioattivi. I rifiuti radioattivi che produce un EPR sono un po' meno, ma analoghi a quelli di tutti i reattori che ci sono oggi in circolazione, e quindi ce n'è una parte che sono a lunga vita. Sono i rifiuti che purtroppo dovranno essere gestiti in depositi geologici, a meno che il caro amico Stefano non abbia successo, cosa che io spero tanto, e quindi diciamo si guadagna molto in sicurezza, ma non si ottiene una di quelle voci che erano richieste dal fingerprint del nucleare ideale. Allora, come si fa ad avvicinarsi a quel fingerprint? Si fa cercando di rendere competitivi degli impianti più piccoli. Il vantaggio dell'impianto grande è che nel nucleare si investe tantissimo all'inizio e poi, diciamo, si va di conserva, quindi si guadagna e si risparmia e si accantonano i soldi per lo smaltimento dei rifiuti e il decommissioning grazie a un investimento molto grande iniziale. Però questa cosa è difficile da ottenere e da prevedere. Quindi quello che si cerca di fare è di rendere modulari gli impianti, di fare un design semplificato, perché un reattore più piccolo ha necessità di minori spese per la sicurezza, quindi non essere meno sicuro, ma si spende di meno per una questione di quantità di sistemi di sicurezza. Si cerca di standardizzare un progetto in modo che sia il più utilizzabile possibile, e poi si vuole fare un'armonizzazione legale, diciamo, di framework legislativo a livello europeo e internazionale. Se si riesce ad andare avanti con questi piccoli passi, ecco che il costo del megawattora elettrico prodotto da un impianto nucleare piccolo diventa paragonabile a quello di un grande reattore nucleare che si basa esclusivamente su un effetto scala e sulla speranza di rispettare i tempi di realizzazione. Qual è la situazione mondiale? Io prima ho parlato di standardizzazione, ma ci sono una pletora di progetti e di ipotesi di design di Advanced Modular Reactor che rendono un po' difficile la proposta e ottenere una certa armonizzazione. Se sono tutti design diversi è molto difficile standardizzare e armonizzare. Però noi come Enea ci stiamo affidando semplicemente a due progetti adesso, che sono il progetto di reattore al piombo che si sta realizzando in Romania insieme ad Ansaldo e Rata, e poi il progetto che spera di raggiungere il livello di ABS di cui parlerà Stefano in futuro. Che cosa si pensa di fare adesso? Allora, ho detto che ci sono 50 progetti, io spero che diventino il prima possibile molti di meno. Si stima che già nel 2035 ci sarà un 3% di capacità totale del nucleare installata come small modular reactor. Bisogna fare investimenti molto grandi perché tutti questi reattori sono the first of the kind, quindi noi in Italia non abbiamo il nucleare, però nel mondo si installeranno dei reattori che sono unici, sono i primi di una specie, quindi avranno bisogno di investimenti, però il rischio finanziario è più basso perché costano di meno, la sicurezza passiva è molto favorita dalle potenze più basse, e poi ci sono le possibilità di energie ibride, quindi utilizzare parte dell'energia o quella di scarico in un sistema al piombo che è molto alta come temperatura, utilizzarla per fare idrogeno, per cogenerazione o altre attività. Guardando al futuro parliamo anche dei quarta generazione, perché comunque finora ho parlato di piccoli reattori che dovranno garantire però tutte queste cose, quindi economicità, sostenibilità, sicurezza e resistenza alla proliferazione, ma con potenze più grandi, ammesso che ciò sia necessario, perché se gli small modular reactor e gli advanced modular reactor diventano molto ben inseriti nel sistema elettrico mondiale, potrebbe non essere necessario rifarsi a reattori molto grandi. Perché puoi chiarire resistenza alla proliferazione?
Sì, allora la resistenza alla proliferazione significa che diventa impossibile o quasi impossibile recuperare il plutonio e l'uranio arricchito che servono per le armi nucleari. Quindi con i reattori attuali, uranio 235 e plutonio 239 sono presenti nei rifiuti radioattivi e qualcuno potrebbe pensare a costi enormi di ritrattare questo combustibile per recuperare il materiale e farne un uso proliferante, quindi contrario al trattato di non proliferazione, che è quello che impedisce l'utilizzo e l'uso di bombe atomiche in tutti i paesi che l'hanno firmato. I reattori di quarta generazione, così come i reattori a piombo e i sistemi ABS, impediscono questa cosa perché intanto si usa uranio naturale e poi il ciclo è chiuso, quindi il combustibile viene riutilizzato e non è mai disponibile per recuperare grandi quantità di plutonio e di uranio, quindi di uranio fissile, cioè quelli che servono per le bombe. Qui vediamo quanti ce ne sono in costruzione, in preparazione, eccetera. Questa è una sono i reattori dalla terza in poi, sono ancora dei prototipi, nessuno è effettivamente funzionante. Questo in operazione dovrebbe essere il progetto Brest russo. Queste qui sono le tecnologie principali al piombo che abbiamo intravisto come Enea, quindi come persone che hanno una certa competenza sul nucleare e quindi supportano i progetti all'estero. Ho cerchiato quella in cui crediamo di più e che vi racconterà Stefano a breve. I principali progetti che ci sono a livello Euratom, questi sono progetti finanziati dalla Comunità Europea o cofinanziati dalla Comunità Europea, e sono il progetto MIRRA e il progetto ALFRED. Il MIRRA è il nonno del progetto che stiamo cercando di realizzare con Stefano. ALFRED invece è un sistema ADS, è il primo prototipo di sistema ADS che si sta realizzando in Europa. E poi c'è il progetto ALFRED, che invece è un reattore al piombo, non molto grande perché è un 125 megawatt elettrici, è quello che si vuole realizzare in Romania, l'Enea Ansaldo e Raten, che è l'equivalente dell'Enea rumeno, stanno cercando di realizzarlo e dovrebbe essere il primo dimostratore europeo di reattore al piombo. Con questo ho concluso una breve panoramica giusto per introdurre. Bene, grazie, grazie mille. E passiamo la parola a questo punto a Stefano Buono, che così, visto che è stato anche chiamato in causa, ci racconta chi è, da dove viene, perché abbiamo detto Alessandro Dodaro viene l'ingegnere dell'Enea, e Stefano qual è la sua storia? Beh, la mia storia comincia con i reattori nucleari, comincia nel 1994 al CERN, quando Carlo Rubbia, che era allora direttore generale del CERN, propone di fare una macchina molto innovativa per poter bruciare i rifiuti radioattivi delle altre centrali, produrne molto meno e operare in modo molto più sicuro. Erano gli anni poco dopo Chernobyl, c'era molta paura dei reattori nucleari all'epoca e quindi l'idea di una macchina super sicura, perché era pilotata da un acceleratore, era molto attraente. Cosa vuol dire una macchina pilotata da un acceleratore? Vuol dire che in realtà non era un reattore che poteva funzionare da solo, quindi non avrebbe mai potuto generare un incidente nucleare come quello di Chernobyl. Praticamente è definito un deposito di uranio quasi, però stimolato da un acceleratore poteva produrre energia, diciamo 80-100 volte l'energia che veniva iniettata con l'acceleratore di particelle. Questa è un'idea grandiosa, mi ha subito attirato, ho cominciato a lavorare con lui, abbiamo lavorato tanti anni assieme, abbiamo fatto due esperimenti e poi
Carlo è diventato il presidente dell'ENEA e quindi ha coinvolto l'ENEA in questa ricerca. Già dal 95 avevamo capito che il piombo poteva essere un elemento molto interessante per differenziarci dalla tecnologia precedente. In pratica, tutti i reattori di oggi, quasi tutti, sono dei reattori ad acqua, no? I PWR, che di cui Alessandro ha parlato, sono dei reattori che hanno una fisica un po' differente dai reattori veloci, sono cosiddetti reattori termici, cioè generano le fissioni, però generano anche quella parte dei rifiuti radioattivi che è la parte più pericolosa. Primo di tutti il plutonio. Il plutonio è l'elemento che si usa per fare bombe. Ci puoi spiegare la differenza tra i reattori veloci e i reattori termici? Sì, la reazione a cascata o a catena dei reattori è pilotata dai neutroni. Ogni fissione genera più di due neutroni, quindi può essere una reazione che diverge, ma si controlla attraverso le barre di controllo. Che vengono calate, che vengono di silicio, no? Esatto, sì. Che vengono calate per assorbire neutroni e quindi realizzare. Esatto, però questi reattori possono essere molto lenti, molto tranquilli, perché sono moderati dall'acqua, oppure rimanere molto energetici perché, e quindi veloci. Veloci vuol dire anche tanta energia. Quindi questi, quando incontrano questi reattori, questi neutroni che sono generati nella reazione, quando incontrano un atomo di uranio, possono essere catturati oppure rompere l'atomo di uranio. Se sono lenti e tranquilli, è anche possibile che vengano catturati, non solo che generino l'energia e la fissione, ma che vengano anche catturati. Quindi si formano elementi sempre più pesanti che non esistono in natura. Dall'uranio si crea il Nettuno, il plutonio, l'americio, il curio. Quindi questa è la parte più pericolosa dei rifiuti radioattivi. Primo perché il plutonio è molto fissile e si usa per fare le bombe. E poi perché comunque tutti questi elementi, bene o male, durano centinaia di milioni di anni. Quindi questa è la parte più pericolosa dei rifiuti radioattivi. È la parte che necessita dei depositi geologici. Se invece l'atomo di uranio si rompe, in pratica rimangono i frammenti di fissione, che sono metà di un, più o meno in media di un atomo di uranio, quindi sono elementi leggeri, la radioattività può durare poco, dura massimo 30 anni, la vita media. Quindi essenzialmente dopo un periodo controllabile di tempo la radioattività sparisce. Sono pochissimi gli elementi, due o tre gli elementi che durano come il plutonio e gli altri elementi. Quindi praticamente si rende inutile la necessità di un deposito geologico grazie a una fissione veloce. Questo l'avevano capito già negli anni 70 gli ingegneri e i fisici che sviluppavano i reattori. Infatti hanno provato a lanciare una filiera veloce, che era quella del sodio. E quindi l'idea era una filiera che potesse non solo quindi creare meno rifiuti radioattivi, ma in realtà anche un'altra cosa molto interessante, cioè usare il 100% dell'uranio che viene estratto dalle miniere, anziché solo lo 0,5%. Quindi noi estraiamo 200 kg di uranio, ma ne usiamo solo uno nei reattori. Il resto è anche quello uno scarto, diciamo, qualcosa che non viene utilizzato, non ha nessuna utilità. E quindi, diciamo, Alessandro riferiva all'idea che nel futuro i reattori devono usare il 100% delle risorse, quindi in qualche modo tornare a questo ciclo virtuoso che genera meno rifiuti radioattivi e produce, diciamo, utilizzando tutto quello che viene estratto dalle miniere. Questo era possibile appunto con i reattori del sodio, però i reattori del sodio sono risultati molto molto costosi e quindi abbandonati da tutti. Perché costosi? Perché il sodio ha un rischio chimico
non nucleare, che viene aggiunto al rischio nucleare all'operatività di un reattore. Il rischio di prendere fuoco in contatto con l'aria e anche esplodere in contatto con l'acqua. Quindi questa cosa, il controllo di questo rischio, ha reso essenzialmente i reattori molto costosi. Negli anni 90 abbiamo capito che il piombo invece poteva aprire la possibilità di fare questi reattori veloci senza rischio chimico, perché il piombo è totalmente passivo al rischio chimico, non interagisce né con l'aria né con l'acqua. Quindi era un grande vantaggio. E la cosa bella di cui ci siamo resi conto proprio negli anni 90 era che i russi avevano fatto 10 reattori nucleari al piombo già, quindi avevano molta esperienza, però li avevano fatti per alimentare dei sottomarini nucleari. E proprio in quegli anni noi siamo stati finanziati dagli Stati Uniti per fare un transfer tecnologico dalla Russia di questa tecnologia. E abbiamo cominciato come Europa a fare ricerca sul piombo, e l'Enea, grazie al fatto che il presidente era Carlo in quel periodo, ha cominciato a lavorare sul piombo. Ed è, Alessandro è stato modesto, però è diventato in 20 anni di ricerca anche successiva l'esperto mondiale del piombo. Ha accumulato un'esperienza straordinaria al punto che tutti vogliono lavorare con l'Enea quando sviluppano reattori al piombo. E questo grazie al fatto appunto di questo impulso iniziale in cui è stata progettata questa nuova generazione di reattori. E l'Italia è rimasta leader anche grazie al nostro Chief Scientific Officer, che ha lavorato per tanti anni all'Ansaldo e che è diventato per molti anni coordinatore del gruppo dell'International Atomic Energy Agency, che si occupa dei generatori, dei reattori di quarta generazione col piombo. E quindi lui per molti anni ha potuto non solo lavorare sulle sue idee, ma anche vedere tutte le idee degli altri. E nel 2013 ha cominciato a lavorare per un'azienda americana che voleva mettere capitali privati per fare finalmente un design. E verso la fine degli anni 20 di questo secolo è arrivato a ottenere un design che effettivamente risolve molti dei problemi sollevati da Alessandro. È un design economico e ovviamente può evitare, quindi, non solo i rifiuti radioattivi a vita lunga, ma bruciarli. Ed è estremamente sicuro, perché la quarta generazione cerca una sicurezza così estrema che non è neanche attiva, cioè è passiva. Se un reattore funziona male, è la fisica che permette al reattore di spegnersi, non c'è neanche bisogno dell'intervento umano, e questo col piombo è molto facile. È possibile anche con altri reattori, ormai con un design intelligente di quarta generazione, ma col piombo è molto facile ottenere questa sicurezza passiva. Quindi queste tre cose erano eccezionali. La mia idea che mi ero fatto negli anni 90 era che cercare fondi pubblici per fare il nucleare era impossibile. All'epoca non c'era paura delle emissioni di CO2, non si sapeva neanche cos'erano, e il petrolio costava $10 al barile, per cui il nucleare non era competitivo con nulla economicamente. Però io, insomma, avevo l'idea che il nucleare, l'umanità ha bisogno del nucleare, perché è una forma talmente concentrata di energia, un milione di volte più concentrata dell'energia chimica, che alla fine la quantità di scorie, l'impatto che ha nei confronti dell'ambiente è assolutamente competitiva e molto migliore di qualsiasi altra forma di produzione di energia. Quindi ho detto, un giorno tornerò a fare questo progetto quando lo potremo fare in modo privato. Effettivamente questo tempo è arrivato. Perché? Perché, diciamo, già dal settembre dell'anno scorso, con la COP26 a Glasgow, quindi si è capito che il nucleare era una soluzione indispensabile per la decarbonizzazione e per gli obiettivi del 2050. Poi è arrivata la grande crisi energetica dei prezzi, già a novembre, molto prima della guerra, e poi è arrivata la guerra, che ha anche dimostrato che purtroppo abbiamo bisogno di indipendenza energetica. Il nucleare dà l'indipendenza energetica, ovvero un reattore nucleare una volta caricato può andare avanti per anni, e se c'è il combustibile fresco nel deposito di fianco può andare avanti per decine di anni. Quindi il nucleare è diventato attraente. Questo l'ho sperimentato, perché effettivamente quando ho avuto l'idea di fondare questa azienda,
ho trovato un certo numero di soci in modo spontaneo si sono manifestati sapendo che io cominciavo questa avventura e abbiamo messo assieme 100 milioni di euro. Quindi diciamo una quantità di denaro unica per una startup nel campo del nucleare. Quello che è successo poi con la guerra è che abbiamo deciso di spingere l'idea dell'indipendenza energetica molto di più perché abbiamo voluto accelerare l'idea di bruciare i rifiuti radioattivi, cioè di fare il combustibile non con l'uranio estratto dalle miniere, ma utilizzando l'uranio impoverito dai vecchi processi di fabbricazione nucleare e il plutonio, il famoso plutonio che bisogna eliminare, di cui ce n'è troppo nel mondo e che bisogna eliminare non solo perché altrimenti bisogna metterlo sottoterra, ma anche perché ha questo rischio di plurifero. Con questa idea di fare questo combustibile nucleare dai rifiuti radioattivi l'abbiamo un po' accelerata e siccome questo richiede altri investimenti, perché bisogna fare la fabbrica del combustibile, quindi investire più di 1 miliardo di euro solo nella fabbrica del combustibile, abbiamo provato a testare ancora l'interesse degli azionisti e abbiamo chiesto altri 300 milioni di euro al mercato e che ci ha risposto in modo molto veloce. Quindi in realtà l'azienda oramai ha quasi 400 milioni di euro a bordo e la famiglia è diventata molto più grande, siamo più di 500 oramai. Sì, e comunque diciamo ci sono investitori industriali del mondo dell'energia anche, quindi gente che comunque... Sì, diciamo tutte persone interessate sì, in generale al nucleare, ma non necessariamente proprio ancora dal mondo dell'energia. È stato un gruppo che si è creato in modo spontaneo, e quindi in realtà io non ho cercato nessun investitore professionale nel campo dell'energia, quindi non ancora, arriverà magari la prossima, diciamo al prossimo giro dove magari raccoglieremo 1 miliardo l'anno prossimo, magari qualche investitore diciamo più istituzionale legato all'energia potremo prenderlo a bordo possibilmente. Io spero di non dover mai più fare niente, continuare a rispondere le domande di investimento senza prendere l'iniziativa di cercarmi un investitore, quindi sono molto, molto positivo perché stiamo facendo un bel lavoro e ci stanno aiutando, nel senso che alla fine questo progetto piace e quindi abbiamo deciso di farlo anche in Francia, quindi costruiamo 2 reattori, non uno, 2 reattori che saranno collegati alla rete elettrica, produrranno elettricità entrambi, però che hanno un concetto abbastanza ancora di primo reattore che poi rimane molto dedicato più allo sviluppo industriale che non alla produzione elettrica. Infatti i primi 2 avranno 30 megawatt elettrici, che è pochino, mentre poi la serie, quella che produrrà tanta energia, avrà appunto 200 megawatt elettrici, quindi questa è un po' l'idea. Sì, qualcuno osserva che idealmente c'è una sorta, la vostra azienda fa una sorta di economia circolare applicata alla fissione. Sì, speriamo anche di riciclare il piombo, perché abbiamo scoperto che noi potremmo occupare una minima parte delle 8 milioni di tonnellate di piombo che vengono riciclate al 70% ogni anno dalle batterie. Però siccome le batterie saranno sempre più al litio, meno il piombo, magari riusciremo a fare un po' di economia circolare anche lì. E quello che diceva Alessandro prima è anche molto importante, il fatto di avere delle cogenerazioni, no? Lui l'ha chiamata energia ibrida. Noi con il fatto di avere macchine più piccole, quindi noi avremo 2 modelli, uno da 200 megawatt elettrici e uno addirittura da 30 megawatt elettrici, possiamo creare delle applicazioni in cui già il nucleare può essere competitivo di per sé. Per esempio il trasporto marittimo, un 30 megawatt elettrici è la potenza necessaria per fare una grande porta container. Oppure l'industria della carta. L'industria della carta ha bisogno di 100 megawatt termici di vapore a 200 gradi. Questo, come diceva anche Alessandro, è un prodotto di scarto della nostra produzione energetica. Quindi è fantastico poter mettere un reattore a produrre elettricità e venderlo e poi usare questo scarto per alimentare 100 megawatt termici di una cartiera, che se dovessimo usare il gas per
e bruciare gas per alimentare, non solo mandiamo un sacco di CO2 nell'atmosfera, ma costerebbe una fortuna. Oggi io non so come fanno gli imprenditori, gli industriali che hanno bisogno, che hanno attività energivore, perché è un incubo l'idea di poter, di dover pagare l'energia tre volte tanto. Come si fa a essere competitivi con un costo di energia così elevato? Purtroppo andiamo anche incontro al costo della materia, che diventa elevato, della, quindi insomma il problema non è neanche più quello dell'energia per l'industria. Abbiamo cominciato solo 9 mesi fa, abbiamo assunto più di 100 persone, vogliamo essere 500 entro la fine dell'anno prossimo, tra, soprattutto espandendosi in Inghilterra e in Francia, e quindi abbiamo ambizioni molto, molto forti. Ed è la cosa bella che stiamo consolidando il know-how europeo che si stava perdendo. Quindi stiamo assumendo molti neopensionati o pensionati da tempo che hanno questo know-how sui progetti nucleari che si sta perdendo, insieme a tanti giovani e persone che lavorano ancora nell'industria. Che... Quindi se capisco bene, voi considerate di cominciare a generare elettricità entro il 2030? Sì, 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 2029. Quando è che avete cominciato con l'azienda? Quanto sarà competitivo un reattore di questo genere rispetto alle sorgenti, diciamo, eolico, fotovoltaico, eccetera? Il problema con le fonti rinnovabili non è tanto il costo, è il fatto che non permettono di avere l'energia 24 ore al giorno. Ogni paese industrializzato ha bisogno di uno zoccolo duro di produzione, diciamo il 20-30%, che sia disponibile H24 e indipendentemente dalla stagione. Ora, io posso anche avere eolico e solare gratuiti, per esempio, ma se di notte o quando non c'è vento non riesco a produrre, una sala operatoria come l'alimento con le banane. Anche solo Netflix, voglio dire, cioè... Diciamo Netflix possiamo anche farne a meno, ma insomma, una sala operatoria no. La società, quindi, la società non fa meno di Netflix. Però diciamo, parliamo, io faccio l'esempio della sala operatoria perché qualsiasi fondamentalista delle rinnovabili, che per me sono fondamentali e vanno perseguite, bisogna investire, bisogna farle crescere il più possibile. Stesso non vale per i fondamentalisti delle rinnovabili, che dicono no, il nucleare non si può e valgono solo le rinnovabili. Ho detto allora fatevi operare da un ospedale alimentato esclusivamente a rinnovabili e poi ne riparliamo. Ma avete in mente quanto costerà l'energia che andrete a produrre? Avete un valore target? Deve costare meno del nucleare di oggi. Questo è difficile dirlo, perché purtroppo se consideriamo che, per esempio, il costo dell'acciaio è triplicato nell'ultimo anno, è difficile oggi dire qual è il costo dell'energia, no? Io l'unica, diciamo, cosa che noi ci azzardiamo a dire è il costo relativo dell'energia. Cioè noi vorremmo essere competitivi. Ci volevo chiedere se sono state prese in considerazione soluzioni ibride in cui un tokamak è la sorgente di neutroni alternativa all'acceleratore in una DA. Sì, in questo ci sono diverse... Sì, però prima ci spieghi che cosa vuol dire la domanda. Prima Stefano ha descritto la criticità, cioè il fatto che ci sia disponibile almeno un neutrone per fare un'altra fissione in un reattore nucleare. Quando un reattore è critico, e quelli attuali sono tutti reattori critici, questa cosa avviene, quindi abbiamo sempre un neutrone per fare un'altra fissione, finché non mettiamo i veleni e spegniamo il reattore. L'idea dell'ADS, quella di Stefano, è di avere un reattore che non si autosostiene e quindi bisogna dargli dei neutroni dall'esterno. L'ADS lo fa con l'acceleratore, ADS sta per Accelerator Driven System, quindi io uso un acceleratore per dare dei neutroni, quando voglio spegnerlo in caso di incidente tolgo la corrente all'acceleratore e il reattore non ha più neutroni sufficienti. Ora, come si può dare questi neutroni? Secondo appunto Stefano... Insomma è un po' come soffiare sul fuoco, quando smetti di soffiare il fuoco si spegne. Esattamente.
E con il professor Rubio, perché noi ci siamo conosciuti in quell'occasione con Stefano, perché io lavoravo al progetto lato Enea, l'idea è quella di usare un acceleratore di particelle, di protoni in quel caso. Il tokamak invece è la ciambella, la famosa ciambella all'interno del quale si muove il plasma a temperature altissime e produce energia. In realtà oggi ancora non riusciamo a produrre con la fusione l'energia che utilizziamo per tenere acceso il plasma e per accenderlo, quindi oggi è una fonte non economicamente sostenibile. Cioè produciamo più carbonella del fuoco che si produce. Esattamente. Nel caso dei reattori ibridi invece si potrebbe sfruttare il fatto che anche se mi costa produrre, far avvenire la fusione, io potrei usare i neutroni che tira fuori la fusione per andare a ringalluzzire il nocciolo di un reattore a fissione. Quindi si chiamano FUNFI, Fusion and Fission Reactors, che però naturalmente sono ancora a livello proprio teorico, non c'è nessun esperimento in corso. Noi, visto che... Poi credo che comunque il costo di confinamento sia elevato, no? Allora, fare la fusione senza pretendere che sia economicamente conveniente è facile e non costa neanche tantissimo. Il problema del contenimento è che bisogna farne tante di fusioni. Se servono soltanto per dare dei neutroni e non per fornire energia, è una cosa più semplice. Noi la stiamo proponendo per la propulsione spaziale, tanto per dire, perché... E in questioni come quelle potrebbe essere utile avere qualcosa di rapido e efficace, anche se costa tanto. I combustibili per la propulsione spaziale costano tantissimo, quindi potrebbe essere una soluzione. Però, ripeto, siamo ancora molto lontani rispetto a un progetto di tipo ADS. Noi ci lavoriamo perché come agenzia per lo sviluppo e il trasferimento tecnologico, perché questo adesso è l'Enea, quando qualcuno ci chiede il supporto, le competenze le mettiamo a disposizione. Cosa dire? Vi ringrazio per la vostra presenza. Ricordo a tutti, abbiamo un altro evento che chiude la trilogia sul nucleare, dove parleremo di fusione, con Pietro Martin di DTT e Federico Testa, ex presidente dell'Enea. E niente, speriamo che questi interventi siano stati di interesse sin qui e che siano sia di interesse anche il prossimo. E grazie ai nostri ospiti per la loro gentile presenza. Avete ascoltato la voce di Stefano Buono e Alessandro Dodaro, intervistati da Stefano Quintarelli. Continuate a seguirci su copernicani.it. Grazie per l'ascolto e appuntamento la prossima settimana per una nuova puntata di Innamorati del Futuro.